Allora, iniziamo a completare in certo senso questi mock-up che abbiamo sviluppato la volta scorsa, dove ricordate avevamo sviluppato lo scenario principale e praticamente tutte le estensioni del caso d'uso attraverso il quale un partecipante, l'avevamo chiamato così l'attore all'hackathon, sceglieva un altro partecipante a cui inviare una richiesta di unirsi al suo team. Noi avevamo però in precedenza fatto anche un secondo caso d'uso, che è quello duale, in cui il partecipante contattato può accettare oppure rifiutare la richiesta che gli è stata così mandata. Quindi io approfitterei di questa oretta, che passiamo insieme la prima delle due, per fare anche questa parte, così vediamo un secondo esempio. Questo secondo me si presta bene, ricordiamoci cosa succede. Succede che il partecipante si stava facendo tranquillamente i fatti suoi e a un certo punto il sistema informativo, il passo 1, gli dice: caro partecipante che ti stai facendo i fatti tuoi, c'è una richiesta di unirsi al tuo team da parte di qualcun altro. A quel punto il partecipante è invitato a rispondere, diciamo in modo possibilmente rapido, no? Perché la sua mancata risposta sta bloccando le richieste del partecipante, il quale finché non riceve una richiesta non può fare eventualmente, scusate, finché non riceve una risposta alla sua prima richiesta non può fare eventualmente altre richieste. E quindi avevamo nelle estensioni detto: guarda che se non rispondi subito te lo sollecito, e se non rispondi per un certo tempo più lungo fingiamo che tu non abbia voluto accettare. Quindi se vuoi accettare, devi accettare entro un certo tempo. Adesso questi tempi non avevamo, la durata di questi tempi non l'avevamo specificata, però era chiaro che c'era questa, in qualche modo, pressione temporale che stavamo cercando di applicare sul partecipante ricevente. Allora, questa modalità in cui il partecipante viene avvisato e deve rispondere in fretta, io me la vedo molto bene se implementata in un'applicazione mobile. Perché ti arriva la notifica mentre sei sull'autobus, se devo aspettare di arrivare a casa, accendere il computer, collegarmi per rispondere, i tempi probabilmente sono molto più lunghi. Mentre invece possiamo ipotizzare che questa attività venga svolta su un dispositivo mobile. Nulla ci vieta di ipotizzare più mock-up diversi su diversi media. Quindi questa stessa procedura potrebbe essere sviluppata via web con un certo insieme di videate e via mobile con un certo altro insieme di videate, che seguono tutte ovviamente questo canovaccio, perché le informazioni scambiate dall'utente e il sistema sono ovviamente le stesse. Semplicemente ciascuna si adatterà alle modalità di interazione che sono proprie di un canale piuttosto che di un altro, quindi di un dispositivo piuttosto che di un altro. Quindi qua, visto che stiamo facendo questo come esercizio, il primo l'abbiamo fatto su una parte che necessariamente doveva essere web, perché significava andare a inserire dei dati, ricercare in elenchi più lunghi, quindi si trovava molto più naturalmente a suo agio nel mondo web. Questa invece, proprio per la pressione temporale, la immaginiamo, no? Come un'applicazione mobile. Così abbiamo due esempi, uno per tipo. Nel caso d'uso ovviamente non lo specifica. In qualche modo ci stiamo dando noi il compito, implementiamo i mock-up dell'interfaccia utente di questo caso d'uso nel caso di dispositivo mobile, di uno smartphone, immaginiamo. Allora, per fare questo ci creiamo un nuovo caso d'uso, un nuovo progetto. Nel vostro caso sareste obbligati a creare dei nuovi mock-up all'interno del progetto esistente, perché avete un progetto solo in cui poter lavorare. Però io ho i poteri più grossi dei vostri e quindi posso creare un altro progetto, così li teniamo separati, che chiamo, aspetta, come ho chiamato l'altro, chiamiamolo in modo coerente, sia 2007-hackathon, ok, sia 2017-hack trattino il nome del caso d'uso, che è accetta richiesta di iscrizione.
creiamo il nuovo progetto, aspettiamo che venga creato. Ci fidiamo che verrà creato, ok. Lo metto subito pubblico così, volendolo, potete vedere anche in tempo reale. E questo, dicevamo, è la progettazione dell'interfaccia relativa al caso d'uso che si chiama accetta la richiesta di iscrizione virgola sul dispositivo mobile, su smartphone con la O. Ok? Allora, questo anche qua lo realizziamo attraverso una serie di mockup che questa volta però, anziché lavorare all'interno della finestra del browser, mettiamo quella di uno smartphone. Purtroppo Balsami, che è rimasto un pochino indietro in termini di grafica degli smartphone, ci dà quelli con i bordi molto spessi, che adesso non sono più tanto di moda, ma fa lo stesso, ok? Tanto è comunque una bozza per noi. Non ci sono altri modelli di telefono qua dentro, dentro Balsamic. Altri strumenti hanno magari le varietà di contenitori anche un pochino più aggiornate. Ma vabbè. Diciamo che questo già subito ci impone, rispetto a prima, un senso di claustrofobia. Nel senso che mentre prima avevo la finestra del browser e al massimo la potevo anche un pochino allargare, se mi faceva comodo, qui lo spazio è molto più vincolato. Quindi dovrò anche tenere conto, in questo caso d'uso, non abbiamo molte informazioni da mostrare, ma comunque anche quelle poche che abbiamo dovremmo riuscire a conciliarle con la dimensione dello schermo. Allora, anche qua andiamo per ordine. Il primo, anche qua partiamo dallo scenario principale di successo, lo implementiamo attraverso una serie di videate e poi ci preoccupiamo di modificarlo con le estensioni. Allora, il punto 1 è: il sistema notifica il partecipante che ha una richiesta. Il sistema invia una notifica al partecipante e questa notifica dice: guarda che hai una richiesta. Quindi questo, nel caso di dispositivi mobili, la parola notifica ha un significato ben preciso. Possiamo magari proprio davvero mandargli una notifica del cellulare, che compare in alto con la sua iconcina, con la sua barretta, eccetera, eccetera. In generale, quando avevamo scritto questa riga qualche settimana fa, pensavamo a qualche meccanismo per avvisare l'utente. Che so, gli mando una mail. Che va bene, posso anche farlo. Ma se l'utente ha un'applicazione mobile con cui gestire il suo hackathon, perché l'applicazione mobile non può proprio mandargli una notifica vera e propria? Quindi in questo caso possiamo pensare che il passo numero 1 sia proprio quello di inviare una notifica sul cellulare. Quindi lui sul cellulare sta facendo ciò che vuole, quindi qua sotto nella parte centrale ci sarà ciò che sta facendo in quel momento, non ho idea di cosa possa essere, non so, magari sta guardando dove andare a cena stasera, quindi si è messo una cartina, faceva altre cose, oppure mettiamo delle cose di questo genere per dire c'è già qualcosa che non so cos'è, non mi interessa, tanto per non lasciare lo schermo vuoto. Sta facendo altre cose e gli arriva la notifica. Quindi immaginiamogli che gli arrivi una notifica qua nella parte alta dello schermo con un messaggio molto breve. Messaggio molto breve che, se lui tocca,
lo porterà alla videata effettiva dove ci sono i dettagli da fare. Ok? Quindi io non so se qui, adesso andiamo a cercarlo insieme, ci siano nella parte iOS già dei componenti per fare notifiche. Ah, ecco, una cosa che vedo qua potremmo prendere, ma poi sceglierei di non prendere, è una cosa di questo genere, no? Un alert in mezzo. Avete presente, quando state facendo qualcosa, vi si apre la finestra sopra, adesso rispondi. E non puoi fare nient'altro finché non hai risposto. Ecco, noi è vero che vogliamo mettere pressione sull'utente, ma non così tanta magari. Okay? Quindi adesso noi lo stiamo facendo così, sempre facendo leva sulla nostra esperienza da utenti. Questa cosa non si fa, perché se mai qualcuno la facesse ci farebbe arrabbiare. No? Sarebbe peggio che una peggio che un pop-up pubblicitario. Però in realtà se vi andate a leggere i manuali della user experience di Apple oppure quelli di Google per Android, ci sono una serie di linee guida che vi dicono esattamente che cosa si può usare, nel senso di che cosa loro suggeriscono fortemente di usare nelle varie situazioni. Quindi diciamo che purtroppo per noi non c'è nel menu iOS che ci offre Balsamic il contenitore della notifica e ce lo dobbiamo in qualche modo costruire noi. Lo possiamo costruire dunque usando ad esempio una piccola area di testo che ce la dimensioniamo qua come vogliamo, in cui ci scriveremo, allora, notifiche cosa ci stanno? Due righe? Circa. Solitamente sulla prima riga è ciò che è avvenuto, o il nome dell'applicazione, oppure l'oggetto della mail, o cose del genere. Nella seconda c'è il dettaglio, un inizio di dettaglio. Quindi potremmo scrivere nuova richiesta. Di unione è brutto in italiano, di unirsi al team è brutto ancora più brutto e ancora lungo. Hackathon. Vorrei scrivere, è arrivata una nuova richiesta da parte di un utente di unirsi al tuo team per l'hackathon, ma non posso perché ho solo una riga. Quindi devo riuscire a trovare una combinazione di 3-4 parole che ci stia in una riga che però renda quel significato. O per il tuo team. Questa cosa qua la possiamo mettere in grassetto. E sulla seconda riga potremmo dire che lorem ipsum, famosissimo, però non tutto, ha inviato una richiesta, ti ha inviato, sarebbe, e questa cosa qui dovremmo cercare di farla stare così. Ok, somiglia un po' a una notifica questa roba. Per farla più bella ci vorrebbe forse un'iconcina dell'applicazione, ma... dove faccio vedere che il testo, poverino, è anche lui stato tagliato, come spesso succede. No? C'è l'anteprima del messaggio che ti hanno mandato, ma c'è solo indicata la parte di testo che effettivamente è presente. Allora, questo è il nostro passo 1, direi. L'utente sta facendo altro e pimp, gli arriva la notifica sul cellulare. Il pimp non riesco a disegnarlo, sarebbe il tono di notifica. E poi passiamo al passo 2 in cui il partecipante chiede di vedere i dettagli. Ovviamente chiede, non è che lo chieda a voce, ma toccando la notifica sta dicendo all'applicazione che sta sul cellulare che è interessato a vedere i dettagli.
Quindi semplicemente toccando qua io verrò portato al passo successivo. Allora salviamo questo mockup dandogli un nome step 1 e lo duplichiamo. In realtà duplicarlo mi serve solamente per avere il telefono nello stesso punto dello schermo. E partiamo da zero, questa volta costruendoci l'interfaccia per la nostra applicazione. Allora, cosa dobbiamo fare? Punto 3. Il sistema mostra i dettagli del partecipante richiedente e il messaggio di richiesta. Quindi in qualche modo dovremmo fare un'interfaccia che è un po' il duale di quella che abbiamo fatto la volta scorsa, dove il partecipante che invitava vedeva i dettagli della persona che veniva invitata. A questo punto siamo la persona che viene invitata e vedo i dettagli della persona che mi ha richiesto. Quindi potrei fare una cosa analoga. Allora ci mettiamo un bel titolo, non tanto grande. Richiesta di unione al team. Diamogli un font un pochino più piccolo. Da parte di chi? Gli mettiamo la foto e la descrizione, così come abbiamo fatto l'altra volta. Quindi un'immagine. E la descrizione non la metterò più a fianco, la metterò sotto probabilmente, perché a fianco tendenzialmente non ci sta. Mentre prima nel layout che abbiamo fatto la settimana scorsa era descrizione con informazione a fianco, adesso l'informazione la metterò sotto. Dove c'è, qui lascio il testo di lorem ipsum libero, tanto mi serve per darmi un'idea delle informazioni che ci sono a proposito di questa persona. Poi se vogliamo andiamo a ricopiare praticamente le stesse cose che avevamo scritto dall'altra parte. Ma in più avevamo un'altra cosa. Il partecipante ha ovviamente delle informazioni su di sé che il sistema appunto rende visibili all'invitato, alla persona invitata, al partecipante invitato, ma c'è anche il messaggio. Quindi il partecipante ha anche aggiunto un messaggio. Quindi un altro paragrafo di testo. Allora, a questo punto magari così non si capisce molto perché sono due testi indistinti. Cerchiamo di editarla un pochino in modo da far capire il diverso ruolo di questi due blocchi di testo. Nel primo, quindi gli dirò, proviamo a scrivere come avevo scritto la volta scorsa, esperienza, capacità, gli skill che ha. Adesso non lo ricordo, vediamo se riusciamo ad aprire. L'altro e vedere che cosa avevamo scritto in modo da. Allora. Qui avevamo scritto. Eccolo qua. Esatto, ha 8 anni di esperienza, ha partecipato a 6 hackathon, vincendone uno,
esperienza, in realtà è sbagliata questa parola esperienza, adesso che la rileggo perché forse più gli skill, non le capacità, faccia parte di un team, ovviamente non farà parte di nessun team perché sta richiedendo di entrarci. Quindi diciamo esperienza, possiamo dire da 6 anni, 4 hackathon. Capacità, che lui è un designer e uno storyteller. Questi mestieri qua di oggi. Quindi una cosa molto schematica, a questo punto anche molto breve. Dobbiamo anche mettergli il nome, poverino. Qua adesso me lo genera che non volevo. Così. E qua sotto c'è un blocco di testo che è la motivazione. La motivazione. Label, l'aggiungiamo, gli aggiungiamo un titoletto, e questo qua potrebbe anche essere un testo lungo, quindi, ma qua non vedo la... Dunque questo blocco di testo, io volevo metterci una scroll bar a fianco. La mettiamo così. Non voglio occupare troppo spazio, ma se lui ha scritto tanto lo posso far scorrere. Purtroppo noi la motivazione l'abbiamo raccolta in una casella di testo bella grande su un browser e la dobbiamo mostrare in modo un pochino sacrificato su un dispositivo mobile, quindi devo prevedere che magari ci sia una certa quantità di testo da mostrare. E a quel punto diamo all'utente, ci siamo tenuti lo spazio qua sotto per dare all'utente la possibilità di rispondere, sì o no. Con dei bei bottoni. No, non questo. Faccio quello normale e basta. Non questo, allora fatemi vedere di nuovo. Questi qui non vanno bene, no? Dal punto di vista grafico sarebbe bello una cosa compatta di questo genere, però ricordiamoci come funzionano questi bottoni, servono per selezionare una voce tra molte, un po' come fosse il radio button, e normalmente quando premiamo uno di questi bottoni cambia la voce selezionata, ma non viene inviata la risposta. No? Cambiamo le impostazioni, poi il modulo deve essere poi inviato a sua volta alla fine con un bottone di invio, oppure semplicemente si esce dalla pagina, si torna indietro e quella impostazione viene memorizzata. Noi non vogliamo questo, noi non vogliamo un bottone che premo e mi rimanga lì modificandolo, ma mi rimane lì sulla pagina. Voglio avere un bottone che faccia capire all'utente che quando lo premo ho finito, hai dato la conferma e vai via. Quindi serve un bottone di tipo tradizionale. Quindi dovremo avere due bottoni in cui scriveremo sì e no, magari lo scriviamo bello grosso,
sempre perché vogliamo facilitare all'utente rispondere e rispondere in fretta fino a quando è no. Possiamo anche essere molto pacchiani e suggerire col colore una cosa del genere. Non vincerà nessun premio di design questa cosa, ma agli elementi di interazione presenti. Quindi questo cosa riassume? Riassume il fatto che il sistema mostra i dettagli del partecipante richiedente, qui la foto e il testo, e il messaggio di richiesta, che è qua sotto, offrendo la scelta sì o no per accettare, che sono questi due bottoncioni qua sotto. E quindi il partecipante su questa videata può accettare. Quindi nel caso di uno scenario normale il partecipante cliccherà su sì e ha finito il caso d'uso. Il caso d'uso arriva alla terminazione con successo direttamente così, con due tocchi, uno sulla notifica e uno sul sì. Quindi questo mockup riassume i passi 3 e 4, rappresenta i passi 3 e 4, quindi lo chiamiamo step 3, 4. Qualcuno si sarà accorto che abbiamo perso il 2 per strada, perché questo l'abbiamo chiamato step 1, questo è 3 e 4, in realtà lo step 1 ha in sé anche il 2, perché il partecipante chiede di vedere i dettagli, è un'azione che l'utente fa su questa videata. Quindi questo è più corretto chiamarlo step 1 e 2. Rispetto al caso precedente abbiamo i numeri sfasati, non prendetela come una regola generalissima, però in questo caso avevamo lo step 1 che faceva a sé. Poi avevamo i passi 2, 3, 4, 5, vabbè, poi finiva col 6. Qui c'era un pari e un dispari messi insieme. Qui invece siamo al contrario, 1, 2, 3, 4. Perché? Allora, le coppie di passi del caso d'uso che corrispondono ad uno singolo mockup sono sempre prima l'azione del sistema, poi la risposta dell'utente. Sono sempre accoppiati così, il sistema mi mostra una videata e io su quella videata reagisco. E quindi la coppia di passi sono sempre il primo dei due del sistema e il secondo dei due dell'utente. La differenza è che questo mockup era triggerato dal sistema e quindi il passo 1 veniva fatto dal sistema. E quindi la risposta al passo 1 era il passo 2. Il caso precedente era invece un caso d'uso più tradizionale, iniziato dall'utente, quindi il passo 1 dell'utente, e poi abbiamo la risposta del sistema nel 2 e la controrisposta dell'utente nel 3 e così via, e quindi i passi del sistema sono quelli pari in qualche modo, mentre in questo ultimo i passi del sistema sono quelli dispari, quelli dell'utente sono quelli pari. Non mettiamola come una regola d'oro, perché a volte magari ci sono dei passi aggiuntivi in mezzo che ci rompono questa simmetria, però anche per questo abbiamo scelto questi due casi d'uso perché iniziano in modo leggermente diverso. Se vogliamo animare questo mockup, ovviamente a questo casello di testo associamo un link che porti al passo successivo, così si può, no? Giocare, vedere e simulare. Questo per quanto riguarda lo scenario principale. Poi ci sono gli scenari alternativi. Allora, 1, 2. Passo 2A. E il 2A non riusciamo tanto a farlo vedere. Perché dice,
Il partecipante, dopo un certo tempo, breve, non so, un minuto, non ha ancora risposto. Torna al punto 1. Torna al punto 1, in realtà è sempre lui. Cioè, l'alternativa al passo 2, quindi sono su questa videata, se l'utente non clicca su quel bottone, torna al passo 1 in cui gli faccio rivedere la notifica. Allora, ciò che dovrei far vedere qui, ma purtroppo con Balsamic non ci riesco, è che quella notifica magari compare, l'utente la toglie, e dopo un po' ricompare, il sistema gliela ripresenta perché dice guarda che c'è questa notifica qua, tu l'hai tolta però ricordati che, oppure è una notifica di quelle persistenti che non riesci a togliere, no? Finché l'applicazione stessa non decide di toglierla. Però questa dinamica qua dell'utente che viene ricordata, a cui viene ricordato di rispondere, non saprei come farla vedere in un mockup statico. No? Se il mockup non lo facessi con Balsamic, ma lo facessi ad esempio con uno strumento sofisticatissimo, PowerPoint, potrei mettere in animazione che dopo 10 secondi quella cosa ricompare, poi dopo ricompare, cose del genere. Ma qua non ci riesco. Quindi purtroppo il passo 2A non riesco a renderlo bene nel mockup. Passo 2B invece lo possiamo rendere. In cui a un certo punto, da questa videata, per colpa di un timeout, cioè l'utente non risponde, vado a finire in una videata completamente diversa in cui dico, o meglio, vado, diciamo così, a portarmi in una fase in cui dico all'utente non mi hai risposto e quindi ho risposto io di no in automatico. Allora, pensiamo a come disegneremmo questa risposta. Ricordiamoci che l'utente è qua. Si sta facendo i fatti suoi. Gli abbiamo mandato una notifica, ma lui la sta ignorando. Cosa possiamo fare a questo punto per dirgli, ok, hai ignorato questa notifica troppo a lungo e quindi ho risposto di no? Non gli possiamo cambiare ciò che sta facendo qua, nel grosso dello schermo. Non è che lui sta navigando sul browser, sta guardando cose e tu gli cambi ciò che sta facendo. No? A parte che non si può fare, ma non si fa. Per educazione anche, no? Allora, l'unica cosa che posso fare è, a quel punto, mandargli un'altra notifica. Dire, tempo scaduto, hai risposto di no. Quindi cancello la notifica vecchia, questa qui, e gli mando una nuova che lo informa di questa azione che è stata fatta. Non ci sono altri modi in cui lo posso fare, in cui farlo vergognare più pesantemente. No, cioè, sono costretto a fare comunque un'azione, tutto sommato, discreta. Quindi vuol dire che, dal punto di vista visivo, si tratta sempre di una notifica dove questa volta posso dire tempo scaduto, la richiesta è stata rifiutata in automatico. È stata autorifiutata, visto che non mi sta in automatico. Poi, se potessi, questa cosa qua la scriverei in un colore diverso, con uno sfondo diverso, con un colore del testo diverso, ma non si può. Ringraziamo i progettisti di smartphone che hanno deciso che chi genera notifiche deve adeguarsi alla sobrietà
della notifica normale, non so, un po' cambiare, se no immaginate quanti colori, icone, cose, animazioni verrebbero strane le notifiche. Già ultimamente man mano cominciano ad aggiungere cose, per cui se le allarghi vedi dei contenuti in più, vedi un'icona, eccetera, ma lo sfondo è bloccato, non lo potete cambiare. Il colore del testo non lo potete cambiare, non c'è nessuna applicazione che lo può fare. No? Questo per scelta di chi ha costruito la libreria grafica di questo dispositivo. E quindi anche se è una cosa più importante, al massimo posso metterci l'icona a fianco, un punto esclamativo o qualcosa del genere. E questo non porta da nessuna parte, nessun link, non mi serve niente, semplicemente è un'informazione che io gli do, che lui potrà poi togliere quando non interessa, quando la lettera non interessa più. Questo scenario, che è il passo 2B, quindi lo step 2B, viene raggiunto dallo step 1 in caso di timeout. Quindi noi aggiungiamo nello step 1 un bottone finto timeout lungo. Utente non risponde a lungo tempo, e questo lo mandiamo a 2B. Salviamo. Ok, a questo punto abbiamo fatto tutte le alternative previste al passo 2, vediamo il passo 3. Allora, il passo 3 è un passo un po' anomalo, in cui diceva l'utente sì vuole rispondere, ma a questa specifica richiesta aveva già risposto. Quindi magari lui era collegato al computer, stava facendo cose, gli arriva la mail di notifica, la mail contiene un link, clicca sul link, accetta la risposta, accetta, diciamo così, l'inclusione nel team e va bene. 3 minuti dopo si alza, prende il cellulare in mano, vede la notifica e dice, ah, c'è un altro che vuole unirsi a me. Quindi andiamo a vedere, clicca sulla notifica e invece non era un altro, è lo stesso di prima. Solo che quando il sistema informativo gli ha mandato l'informazione, gli ha mandato sia una mail che una notifica sul cellulare. Non sempre è possibile togliere le notifiche una volta che tu le hai mandate. Nel senso che se la notifica è generata dalla tua applicazione, se l'applicazione sa che non serve più, la può togliere, la può cancellare da sola. Ma se la notifica viene mandata direttamente a livello del sistema operativo, la posso solo mandare e basta. E quindi una volta che l'ho mandata, rimane. Questo, per carità, sono dettagli tecnici di come è implementato il sistema, però può sempre capitare. Oppure il tizio che ha 2 telefoni e l'app, ha l'app su entrambi, risponde su uno, quando prova a rispondere sull'altro, gli devo dire no, grazie. Allora, cosa faccio nel 3A? Nel 3A presumo che, dov'è il browser qua? Che lui stia cliccando su questo, e quello che potrei fare è presentare una videata simile a questa, in cui magari gli metto sempre la faccia del tizio, e sotto, anziché la motivazione, il sì no, gli dico a questa risposta, hai già, a questa richiesta hai già risposto di sì, oppure hai già risposto di no. Quindi vado a clonare questo. Vado in fondo, tolgo sta roba e dirò a questa richiesta hai già risposto sì, ad esempio. Adesso qui non si possono fare impaginazioni sofisticate, si può forse fare
se ricordo bene la sintassi, infatti non la ricordo bene, vabbè, ci rinuncio, la faccio con calma all'intervallo. E non posso far altro che dirti, è così. Una volta che l'hai saputo, vabbè, clicca sul bottone home e torna a fare altro. Non posso farti fare altro. Perché non è previsto? Non è previsto che una volta che ho risposto sì, possa cambiare idea e farlo diventare no, e non è previsto che una volta che ho risposto no, possa cambiare idea e farlo diventare sì. Qui a livello di interfaccia mi verrebbe da dire, ma sì, guarda, se hai risposto sì, ti cambio questo, lo faccio diventare un bottone, per cui se tu vuoi cambiare idea potresti farlo adesso. Ma è troppo tardi. Io ho già progettato un processo, un activity diagram, in cui se ho risposto sì, il team è fatto, punto e basta, e non si può tornare indietro, se ho risposto no, l'utente ha potuto fare un'altra richiesta diversa. Quindi adesso a livello di interfaccia non posso più prendere delle scelte che vadano a modificare il processo, anche se sarebbe più carino da vedere, più gentile verso l'utente, eccetera. O meglio, se la volessi fare, se a questo punto mi rendo conto che si potrebbe fare, dovrei tornare, modificare il processo, vedere cosa è già stato implementato a cascata a seguito di quel productivity diagram e rivedere le specifiche del tutto, rivedere poi i casi d'uso, eccetera, eccetera. Cosa che è sempre meglio non fare. Quindi anche delle piccole differenze nell'interfaccia in realtà hanno delle conseguenze all'indietro in cascata che possono anche essere pesanti. Ricordatevelo sempre quando qualcuno vi chiederà, o peggio ancora voi chiederete a qualcuno: ah, ma questa cosa qua non si può modificare, basta aggiungere un pezzettino, basta aggiungere una funzione qui. Allora è chiaro che mettere un bottone in un'interfaccia non costa niente. Il problema è cosa sta dietro quel bottone lì. Che c'è o non c'è, perché prima, mesi fa, magari abbiamo fatto certe scelte. Poi magari sono sbagliate quelle scelte, ok, ridiscutiamole. Ma non stiamo discutendo se mettere o non mettere un bottone. Stiamo discutendo se il sistema informativo si deve comportare in un modo, complessivamente, o in uno diverso. Purtroppo molto spesso quando vai a parlare o con i clienti o con i collaboratori eccetera, ciò che vedono è questo. È facile da vedere, ti dicono è bello, è brutto, è alto e basso, cambiamo qualcosa. In realtà noi dobbiamo tenere il timone fisso, no? Come analisti, quindi no? Siamo i proprietari della conoscenza di come deve funzionare il sistema e riuscire a vedere attraverso i vari livelli, no? Concettuale, di processo, di interazione, eccetera, che tutto stia insieme, che una modifica in un punto non vada a sballare completamente qualcos'altro. E anche per questo che questa operazione di mock-up la stiamo facendo per ultima e non l'abbiamo fatta per prima. Beh, vediamo come potrebbe venire, perché se tu cominci a fare le videate di un sistema, vengono tutte belle, poi quando cerchi di metterle insieme e capire che dati, che processi ci stanno dietro, hai un ottimo creatore di grovigli, perché sono cose che poi alla fine non è, no, a cui non riesci più a dare un senso. Ok, finito il predicozzo, questo è il passo 3A. 3A. Poi abbiamo 3B, cioè il 4A o il 4B. Allora, il 4A è uguale al 4 dal punto di vista dell'interfaccia utente, nel senso che nel 4 siamo qua di fronte a questa videata, nel 4 l'utente ha schiacciato sì, nel 4A l'utente ha schiacciato no. Però in entrambi i casi non succede nulla, cioè l'utente se ne torna tranquillo a fare ciò che stava facendo. L'applicazione si chiude, finito lì. Non abbiamo previsto, nel caso d'uso, una videata successiva che dica ok, va bene, allora hai accettato, oppure ok, va bene, allora hai rifiutato. Ci sembrava inutile, no? Quando l'abbiamo scritto il caso d'uso.
a maggior ragione ci sembra inutile qua. Una volta che clicco su sì, scompare questo. Quindi dal punto di vista del mockup, il 4B, cioè il fatto che l'utente prema no, è già previsto qui. Dobbiamo solo ricordarcelo e quindi cambiamo il nome al caro duro, chiamiamolo passi 3, 4, ma anche 4A. 4A, giusto? Sì, 4A. Qui sì, non c'è nessun link da fare, semplicemente perché non vado da nessuna parte all'interno di questo mockup. L'ultimo passaggio è quello 4B, in cui il partecipante non risponde entro un certo tempo, è molto simile al 2B, anzi al 2A, ma questa volta il partecipante si è bloccato su questa videata, non su quella precedente. Quindi lui aveva qui toccato la notifica, quindi il sistema l'ha portato qua e qua però sta tardando a rispondere. Allora, cosa dice? Il partecipante non risponde entro un certo tempo, torna al punto 1. Qui può darsi che stia tardando a rispondere e però davanti agli occhi ancora questa roba qua, oppure che stia tardando a rispondere perché nel frattempo è tornato indietro e sta facendo altre cose. Dal punto di vista del sistema informativo, il sistema informativo non sta ricevendo una risposta. Non sta ricevendo una risposta perché l'utente ha ancora quella pagina davanti o perché ha chiuso, abbassato, ha minimizzato il browser oppure è passato un'altra applicazione e quindi non sta rispondendo a quella. Può sempre tornarci indietro, l'applicazione non si è chiusa, no? Quando voi tornate alla pagina iniziale, aprite un'altra applicazione, le applicazioni sono tutte lì attive, non l'ha chiusa. Non ho detto al sistema informativo non voglio rispondere, semplicemente non sto rispondendo, l'applicazione è ancora lì pronta in attesa di risposta. Se poi lui la va a ripescare dall'elenco delle applicazioni attive e la riprende, può ancora sempre rispondere. Quindi il fatto che l'applicazione non venga mostrata in quel momento non vuol dire che non sia attiva, vuol dire semplicemente che il sistema informativo non ha ricevuto la risposta. Allora, cosa può fare? Beh, fa la stessa cosa che facevamo nel punto 1, ti rimando una notifica. E quindi a volte, ma la notifica potrebbe anche venirti qua sopra, forse, sopra questa applicazione, non è che cambi molto. Quindi per emulare questo a livello di mockup ci possiamo mettere anche qua un'azione di timeout breve che mi riporti all'inizio. Che così anche se stavi facendo altro in realtà ti permette di riaprire questa applicazione. No? Cosa diceva il passo? 4B, il partecipante non risponde entro un certo tempo, torna al punto 1. Un tempo che probabilmente è uguale al tempo del passo 2A, che era quello che ti riproponeva la notifica e non era il tempo lungo del passo 2B che era quello che ti negava l'adesione al team. E questo vuol dire che questo mockup non solo andava bene per i passi 3, 4, 4A, ma anche per 4B. L'unico passo di cui non siamo riusciti a fornire una rappresentazione, una dinamica nel mockup era il 2A, perché implicava una variazione all'interno della stessa pagina, non un cambiamento di pagina, quindi questa animazione qua non siamo riusciti, o almeno non mi è venuto in mente come si potrebbe fare. Ok, fatto questo, possiamo vederlo funzionare, possiamo partire dal passo 1, abbiamo l'utente che sta facendo cose, gli compare a un certo punto una notifica, tocca la notifica, richiesta di nuovo al team, lui clicca sì, clicca no e la cosa sparisce. Forse volendo potremmo, solamente per ragioni sceniche, quando io tocco il sì oppure il no uguale, lo faccio tornare alla pagina iniziale senza più questa notifica sopra. Forse per ragioni sceniche potrebbe essere utile. Non è un vero passo del sistema informativo, perché il sistema informativo lì ha finito, non è il sistema informativo che gli ridisegna la pagina di prima.
semplicemente il sistema informativo si toglie e ricompare la pagina di prima. L'applicazione si chiude e ricompare la pagina di prima. Però dal punto di vista dell'interazione potrebbe essere utile fare una cosa di questo genere in cui tolgo questo, lo chiamo terminale, è fuori dal caso d'uso, non lo devo implementare, però ci arrivo cliccando sul sì o cliccando sul no. Quindi se sono qui, tocco sì, arrivo a questa, mi dà l'impressione che ho finito, infatti non ci posso più fare nulla. Se invece cosa potevo fare qua? Potevo simulare il fatto che ci fosse un timeout breve, per cui l'utente è qua ma non sta rispondendo, allora ritorna la notifica e a un certo punto dovrà, ritoccando la notifica, tornerà qua. Se non lo fa ancora torna qua, fino a quando a un certo punto, se decide proprio di non rispondere, gli cambia la notifica e gli dice guarda che il tempo è scaduto, la tua richiesta è stata autorifiutata. Ci siamo dimenticati di aggiungere nel passo 1.2 qua un bottone fittizio che emuli il fatto che io ho toccato la notifica di una richiesta a cui avevo già dato una risposta. No, noi abbiamo fatto questo mockup per il passo 3A, ma non ci arriviamo da nessuna parte perché ci siamo dimenticati di mettere il link. Allora questo link lo possiamo aggiungere qua. Seleziona la notifica, ma richiesta già risposta. E quindi vado al 3A. Quindi in questo caso da qui è come se avessi toccato la notifica, ma questa volta mi viene questa videata, hai già risposto diversamente. Quindi il flusso di ragionamento è sempre lo stesso, bisogna sempre fare attenzione a quali sono i passi da unire, quello del sistema e la risposta dell'utente. Ovviamente gli elementi grafici che scelgo di utilizzare di caso in caso dipendono dallo strumento che ho. Web è un conto, e mobile è un conto diverso. Nel caso, diciamo così, degli esercizi che vi proponiamo, di solito pensiamo all'interfaccia web, che è più facile perché è meno vincoli, meno difficoltà di farci stare le cose, lo spazio ristretto, eccetera. Quindi a meno che non vi chiediamo esplicitamente di lavorare nel campo mobile, pensate comunque a un'interfaccia tipo web dove c'è più scelta anche di componenti, di layout grafici, di soluzioni per poter fornire le informazioni che vi servono. Domande? Allora, se non ci sono domande, credo che nessuno sia contrario se anticipiamo l'intervallo a questo punto, perché è inutile, e poi iniziamo, sono le 5:10, possiamo iniziare alle 5:30 in punto, il prossimo argomento.